tanto originale quanto funzionale. Questa è la Renault Captur, la più piccola tra le crossover della casa francese. Si presenta qui in un'edizione rinnovata nonché limitata, denominata Hypnotic, e nel nostro caso con la motorizzazione 1500 DCI da 90 cavalli. La Captur non tradisce il suo aspetto da crossover, con la parte rialzata sia anteriore che posteriore, ma con due livelli completamente differenti, come si può vedere. Il posteriore infatti è leggermente più alto della parte anteriore e la forma complessiva risulta combinata e protende verso la parte anteriore. Essendo poi la versione Hypnotic, possiamo notare subito alcuni elementi che sulle altre vetture normalmente non si potrebbero avere di serie, come i cerchi Lega da 17 diamantati o la colorazione bicolor. Possiamo vedere infatti il tetto nero rispetto al resto della carrozzeria e ancora i vetri posteriori oscurati. Salendo a bordo apprezziamo subito la seduta alta e comoda dei sedili. Quelle anteriori sono riscaldabili e in pelle, un optional da 900 euro. In generale la scelta delle plastiche ci è sembrata ottima, mentre l'assemblaggio in alcune parti pecca leggermente. Il nuovo sistema di infotainment prevede il nuovo Arlink Evolution, compatibili con smartphone Android ed Apple, facile ed intuitivo da utilizzare, con uno schermo touchscreen da 7 pollici che risponde subito ai comandi e che raggruppa in una sola schermata tutto ciò che può essere richiesto. Dietro possono sedersi comodamente anche due adulti, mentre il bagagliaio è sempre piuttosto capiente, seppur la soglia di carico rimanga leggermente alta. Il 1500 diesel offre 90 cavalli e 220 Nm di coppia. In città ha una risposta pronta anche con il clima acceso. Inoltre, con la funzione eco, i consumi rimangono ancora più parchi. Prima cosa che notiamo subito è la comoda retrocamera con le immagini che ci vengono trasmesse sullo schermo centrale. E dopo pochi chilometri abbiamo capito perché la Captur è una delle crossover più apprezzate dagli italiani. Il fatto di essere rialzata la rende comunque particolare e permette una visione complessiva di tutto ciò che circonda. Ma anche il fatto di essere lunga poco più di 4 metri e maneggevole allo stesso tempo rende la Captur un'auto ideale da città, un urban crossover come si suol dire. E lo possiamo apprezzare subito dal volante, dalla sua maneggevolezza e dalla sicurezza che ci trasmette in ogni situazione, oppure dal sistema delle sospensioni che è sempre pronto ad assorbire qualsiasi buca. Il cambio di serie per questa versione è l'automatico e DCA 6 marce e risulta sempre fluido nelle cambiate, ed anche quando decidiamo di premere a fondo l'acceleratore risponde di conseguenza in modo sempre adeguato. Abbiamo trovato poi interessante la modalità di Driving Eco 2. Sul schermo davanti a noi infatti c'è un LED che cambia colore a seconda di come guidiamo e ci permette quindi di impostare sempre la guida migliore e che al contempo ci permette anche di risparmiare e di inquinare di meno. E proviamo dunque una delle diverse modalità selezionabili attraverso l'apposito manettino e dato che siamo su una strada ghiaiosa, partiamo! Subito lo schermo ci avvisa che la modalità off-road è attivata e quello che avvertiamo è il pedale dell'acceleratore molto meno reattivo alla risposta, questo ci consente quindi di andare molto più morbidi anche premendolo a fondo. Inoltre il volante diventa subito più leggero, più morbido e ci consente quindi di manovrare anche in maniera molto più precisa la Captur Hypnotic. In conclusione la Captur Hypnotic ci è piaciuta perché dentro di sé mischia diversi generi. C'è sicuramente quello dell'urban crossover, ma non solo, perché con una sola manopola si può tranquillamente viaggiare anche per terreni che non sono asfaltati. E con la sua linea ha quel senso sportivo, quindi un mix dentro di sé che altre vetture non hanno e per questo possiamo dire che è originale ma al contempo molto funzionale. Prezzi a partire da 23.000 euro.